Amici di radiofonica.com, buonasera, siamo in compagnia di Neri Marco Re, in occasione appunto del suo spettacolo Terra Padre, che ha portato qui al Teatro Morlacchi ieri sera. La mia domanda è: perché Neri Marco Re decide di leggere un testo di Roberto Saviano? Beh, ci sono tanti motivi. Il primo che mi viene in mente è anche un po' per esprimere la propria posizione, e visto che Saviano è un personaggio che divide, insomma, c'è chi ne parla malissimo e lo accusa di protagonismi, di delle peggiori nefandezze, e chi invece come me pensa che sia un grande intellettuale del nostro tempo, uno che abbia avuto un grande coraggio a denunciare un libro, quella situazione, il libro che gli è costato appunto la condanna a morte da parte della Camorra, e quindi in qualche modo essere un po' la sua voce è già un argomento e un motivo di orgoglio, diciamo. E poi perché comunque è una forma di teatro civile, e quindi insomma Saviano portato a teatro è una cosa che secondo me e il regista, insomma, Giorgio Gaglione, andava fatta, e quest'anno è capitato di farlo. Cos'è il teatro per lei e un libro che consiglia ai giovani universitari? Un libro, no, ne stanno, uno che martella, di libri ce ne stanno troppi da consigliare, però allora sì, un libro lo consiglio, è un romanzo del mio amico Fabio Stassi, si chiama È finito il nostro carnevale, ed è la storia della Coppa Rimé, misteriosa scomparsa e ricomparsa di questa Coppa del Mondo, e quindi è uno stile molto sudamericano, quindi coinvolgente, di questo scrittore siciliano che vive a Viterbo. E il teatro cos'è? Il teatro cos'è? Come diceva Gabber, libertà e partecipazione, il teatro è partecipazione, oggi più che mai, in quest'epoca più che mai, partecipare è un modo di essere attivi e di impegnarsi per far sì che ci si senta, insomma, responsabili, per testimoniare la propria responsabilità rispetto alle cose del mondo, a tutto quello che ci accade intorno. È molto facile lamentarsi, è più difficile invece fare qualcosa. Io credo che, insomma, andare a teatro è già un segno, è anche quella prendere posizione. E a me come attore è uno dei due mezzi che dà più soddisfazione, perché vabbè, la TV sicuramente dà popolarità e quindi non se ne può fare a meno per certi versi, però teatro e cinema sono quelli che per diversi aspetti, insomma, comunque sono i mezzi attraverso i quali amo maggiormente esprimermi. La ringrazio. Ringraziamo Neri Marco Re. Grazie. E alla prossima intervista su radiofonica.com.